sottoscriviate l'assoluta obiettività dei giornalisti, quindi nell'ambito di questa obiettività il fatto di essere lì, cioè insomma lo condividiamo, per esempio, è importante, ricordate rimanere in comune questa cosa. Allora, magari sono stato chiamato quanto esperto di bastardi, grazie in quanto autore, come sapete, della serie di romanzi dove è stata fatta questa fortunata serie televisiva. Ma credo che non sia nemmeno quello il motivo per cui sono stato chiamato. Il motivo per cui sono stato chiamato è perché spesso mi interesso e spesso vengo invitato a parlare di quella che per me purtroppo è una malattia, una grave malattia, altrimenti non si chiamerebbe tifo se non fosse una malattia. E io, dal punto di vista semantico, ahimè, sono uno dei peggiori malati, come si definiscono i tifosi a Napoli in questa città. Dunque, questa città è strana da molti punti di vista. Uno dei punti di vista per cui è decisamente strana è il fatto che è l'unica grande città d'Europa con una squadra sola. Tutte le altre grandi città d'Europa hanno molte squadre. Londra ha mezza Premier, credo Paolo, se mi aiuti a ricordare, ce ne sono moltissime di squadre nelle massime serie. Perché questo? Perché Napoli non si segue il calcio? Perché non c'è interesse nei confronti del calcio? Credo che se si dovesse misurare per interesse il numero di squadre, Napoli avrebbe una squadra per ogni condominio, nemmeno per ogni quartiere. Allora, perché non ci sono più squadre a Napoli? Perché a Napoli, contrariamente a Milano, a Verona, a Genova, a Roma, si può entrare in un bar e parlare senza dire il soggetto viene compreso comunque? Perché a Napoli non possiamo entrare in un bar, avviare una discussione con una frase random, tipo certi l'arbitro è e sempre calcio, e ripassa nello stesso bar 4 ore dopo e trovi tutto il show in corso avviato dalla tua frase buttata lì e che prevede ancora gente. Allora, il punto è che questa città non ha altre squadre che non ne ha bisogno, essendo questa città assolutamente identitaria con la propria squadra di calcio. Cioè questa città e la propria squadra di calcio si assomigliano, si identificano, sono gemelle, sono capaci di grandi vittorie senza risultati successivi, sono capaci di lunghi periodi di medioevo, condividono la dannazione e condividono le rinascite. Quando in questa città rinasce, e la squadra rinasce praticamente di conseguenza, allora la squadra di questa città compete per i massimi livelli. E quando la squadra di questa città compete per i massimi livelli, purtroppo identifica la propria città, la propria rigida sociale attraverso la squadra. Io ho ascoltato l'intervento di Elio, come al solito lo condivido rigorosamente parola per parola. L'unica cosa che mi sento, dalla quale mi sento di sentire, quando Elio giustamente dal suo punto di vista dice: attenzione, ricordiamoci che il calcio è un gioco. Da un punto di vista sociale, da un punto di vista letterario, io ho difficoltà a definire il calcio un gioco. Innanzitutto per l'entità, e questo sarebbe facile, degli interessi, no? La squadra che ha vinto il campionato scorso, il cui nome non sovviene, secondo me, e ha vinto anche gli altri campionati precedenti, io proprio una amnesia selettiva, per cui chiedo scusa, ma ho difficoltà, che non ricordo anche il centravanti del Milan, non ricordo veramente. E il motivo del quale, devo dire, non me lo ricordo. Non ti sei. E l'avanzata età, scusate, mi porta a dimenticare le cose da scacchiera. La squadra che ha vinto il campionato ha un punteggio triplo, credo, rispetto a quella che è arrivata seconda. Questo ha un significato. Se voi andate a comprarvi una cosa è se la pagate N, una cosa è se la pagate Z, ovviamente. E questo è il motivo per cui questa squadra vince il campionato. Perché io non, e in questo io mi associo rigorosamente, è pericolosissimo dire che il problema sia Mazzoli.
Mazzolini è un problema per la famiglia Mazzolini, ma non ma non credo che sia un problema. Un sistema di distribuzione delle risorse economiche per cui più vinci più guadagni, e più guadagni più vinci più guadagni, eccetera eccetera, perché questo è l'attuale sistema distributivo del calcio italiano. Il problema del calcio italiano è la mancanza di una competitività reale, perché io, presidente della squadra qualsiasi, sono ben lieto se il presidente di quella squadra compra un altro, perché significa più soldi dalle televisioni straniere, significa più interesse, significa più sponsorizzazione, quindi più soldi anche per me. Questo uccide la competitività, perché se io sono contento che il mio avversario si rinforzi molto, ho un problema poi a competere con lui. E questo è un problema che secondo me si allarga e si consolida e diventa reale. Io avevo un compagno di scuola, dietro di sé, ha un senso, se mi aspettate ha un senso, io avevo un compagno di scuola che era appassionato di... gli piaceva molto giocare a pallone. Noi siamo alle medie, a quell'età i ragazzi hanno un interesse primario per giocare a pallone e un interesse secondario relegato alle pareti del bagno, ma questo è un altro discorso. Noi giocavamo a pallone, questo figlio, questo mio compagno di scuola era figlio del proprietario di un grande negozio di fermento, che aveva soltanto questo figlio e quindi lo riempiva di soldi. Questo compagno mio ci pagava le magliette, i pantaloncini, le scarpette, i palloni. Capite bene che il mettere fuori squadra un ragazzo così andava a incidere un po' sugli interessi di tutti. Questo piccolo aneddoto serve a confermare quanto sia importante per il sistema calcio. E se il sistema calcio ha la sponsorizzazione degli arbitri con una società che fa parte di un gruppo, se il sistema calcio ha come sponsor primario della nazionale una società che fa parte di un gruppo, ragazzi, è difficile non tenere conto, è proprio difficile non tenere conto. Allora io credo che bisogna distinguere necessariamente fra due fattori. Non ci credo a un tavolo segreto che determina i valori e i risultati. Credo a un sistema che attiva gli anticorpi. Quando ho un virus, io vedo che l'ultimo ribadì dell'anno scorso sia stato un virus, e con tutto il quale il sistema ha attivato gli anticorpi. Gli anticorpi sono avvenuti, ci sono stati, non a tavolino, non perché qualcuno, io credo che oggi avremmo dovuto avere due co-conduttori. No, sono assenti, uno della RAI e uno di Mediaset. Io non ho dubbi che ci siano cause di forza maggiore, quindi non si permette, perché abbiamo detto all'inizio già per sì sono Valentino, faceva riflessione a Marco Antonio l'ultimo dolore, quindi devo pensare a questo. Mi rammarica molto che un convegno a lei un simpatico, gentile, tra accademici di primo livello, e credo che ci sia una concentrazione di direttori per metro quadro che non si sia mai vista per le recenti da nessuna parte, ma non sappiamo anche un po' di accettazione da nessuna parte. Ma che voglio essere molto originale, però. E un convegno del genere sia così tanto visto male, no? Nell'unica città sudamericana, fuori dalla Sud America, che è questa, come sapete, il fatto che ci sia un'attenzione così colta e divertita e intelligente attorno a quello che è un gioco è una cosa bella, non brutta. Questa città è strana, dicevo prima, ed è strana in molti aspetti, anche una città strana dal punto di vista della politica attuale, in cui con l'arte
larghissime parti di questa città, lo dice tu giustamente, che sono fuori dal controllo dello Stato, con luoghi come il Parco Verde di Caivano, è diventato in questo momento, cioè il Parco Verde di Caivano, detto da me, che sono un uomo qualunque, è notoriamente il luogo dove si è spostata la spazio, la terza e spazio più grande d'Europa, con larghe parti della Lotte, che sono fuori dal controllo dello Stato, il porto di Gioventavo, che importa credo il 70-80% del quantitativo di superfacenti che alimenta la voglia di stare bene di tutta Europa, il ministro dell'interno viene al vasto alla disperata ricerca di tensioni razziali, essendo le tensioni razziali l'argomento principale di questo, il problema principale di questo paese. Voi sapete bene che se risolviamo il problema dell'immigrazione questo diventerà un paradiso terrestre senza alcun punto e senza problema, ma noi continuiamo a ricevere la verità mistica del ministro dell'interno, non mi direi ma mi sono scordato devo fare qualcosa con questa mia memoria. Il ministro dell'interno viene al Vasto, dove ci sono ben due risse tra immigrati e gente del posto. Evidentemente questo problema supera di gran lunga tutti gli altri, questa è una cosa che mi fa caldo al cuore, perché vuol dire che siamo molto meglio di come dite io e che in realtà non abbiamo altri problemi. Quindi lo Stato di diritto deve essere Stato di diritto a tutti i livelli. Sul calcio sognano i bambini, sul calcio sognano i bambini, sulle magliette di calcio sognano i bambini. Nessuno deve permettersi, lo dico da non giurista e da non giornalista, ma da esperto di bastardi, nessuno deve permettersi di sfruttare i sogni dei bambini. Noi ci sogni dei bambini dobbiamo vegliare. Se io vedo saltare dei bambini in curva al suolo, senti che puzza, scappano anche i cani, sono arrivati i napoletani, io sono preoccupato per il futuro di questo paese. Sono molto preoccupato perché se i bambini in curva saltano questi comodi avallando i genitori, questa è la cosa che noi dobbiamo secondo me essere fragati. Poco mi interessa chi vince il campionato. Io ho educato i miei figli dicendogli: voi guardate nello specchio e dite, ho fatto del mio meglio, se ho fatto il mio meglio sono a posto, basta così, non si deve fare altro. Noi il nostro meglio lo stiamo facendo, lo faremo sempre. Poi dovremmo entrare nel merito dei piccoli errori, che sono più gravi dei grandi errori, la gestione dei cartellini. Se io non amo gli scudi, difensore centrale al decimo minuto del primo tempo, quel direttore centrale gioca diversamente la partita. Se io lascio nove giornate in diffida, un difensore centrale, qualche dubbio ce l'ho, nove giornate in diffida, 90 minuti, mai sostituito e mai un altro fallo da me nella condizione nelle ultime nove giornate. Ma questo, ripeto, è un discorso che ci fa del male, che ci fa del male. Il discorso che ci fa del bene invece è pretendere di non essere insultati con l'identità di popolo che abbiamo, di pretendere che dovunque il Napoli vada a giocare, anche quando il Napoli non giochi, se c'è un coro del genere l'arbitro provveda immediatamente alla sospensione della partita e a combinare la sanzione del 3-0 a tavolino alla squadra dei tifosi per una cosa del genere. Vi assicuro che al primo coro tutto il resto dello stadio lo arrazzitisce la curva, tutto il resto dello stadio si tisce la curva, non quella curva ma tutte le curve. Nel momento in cui tu metti 3-0 al tavolino intervieni, e come? Pretendiamo, se posso richiedere anche al ministro della giustizia in questo paese, pretendiamo il rispetto dell'identità di un popolo, perché questo popolo in quella squadra trova l'identità assoluta e quindi questo popolo mette rispetto come merita una squadra.